con il sindaco di Casino della Pescaia Giancarlo Farnetani, il sindaco dello sport, un sindaco sportivo, oggi per Casino della Pescaia è una bella giornata di sport. Sicuramente, oggi diciamo è la prima gara delle giornate europee dello sport, si apre benissimo perché la partecipazione è stata massiccia, ci sono tanti atleti che hanno partecipato a questa Grosseto Castiglione, il tempo è bello, un pochino di vento, ma insomma credo che per i partecipanti a questa gara sia stata veramente una bellissima giornata. Per noi sicuramente lo è stato, anche perché aprire le giornate europee dello sport, iniziare i 100 eventi sportivi che sono previsti in questo periodo fino al 25 di giugno con una manifestazione di grande valore come è stata quella di oggi, credo sia un buon auspicio. Tra l'altro sindaco, questa è una bella manifestazione che unisce due città importanti, Grosseto e Casino della Pescaia, percorrendo percorsi di un po' tutti i tipi, dalla strada, alla pista ciclabile, alla spiaggia, insomma è una bella giornata di sport, tante persone a Castiglione della Pescaia, è un modo per iniziare al meglio la stagione. Sì, credo che per chi ha partecipato a questa gara si sia reso conto di cosa può rappresentare la Maremma, cosa può presentare ai nostri ospiti la Maremma, e credo che l'ultimo tratto di corsa all'interno della Pineta e soprattutto l'ultimo tratto sulla spiaggia sia stata veramente un'emozione anche per loro. E un bel biglietto da visita per l'inizio della stagione turistica, del resto questo è il nostro obiettivo, iniziare a destagionalizzare il turismo attraverso lo sport, e oramai questo è il quarto anno che facciamo questo evento, le giornate europee dello sport, 4 anni sono stati importanti, oltre il 30% di presenze in questo periodo, e quindi credo che sia importante abbinare la valorizzazione del nostro territorio allo sport e al turismo. Questa Grosseto Castiglione, nell'ottica degli organizzatori Team Marathon Bike e Whisper, quella di farla diventare una gara nazionale, i presupposti ci sono tutti. Io credo che ci siano tutti i presupposti. Ci sono presupposti dal punto di vista organizzativo, perché il Marathon Bike è una società che organizza al meglio questi eventi. Oggi credo aver gestito quasi 500 iscritti sia stato una prova sicuramente importante che valorizza il lavoro che sta facendo Marathon Bike e WISP in provincia di Grosseto. E quindi credo che gli obiettivi e i presupposti ci sono tutti. L'ambiente c'è, l'organizzazione c'è, e quindi credo che ci siano anche gli atleti interessati a un evento di questo tipo.